quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Con l'occorrente per fare i nostri 3 biscotti facili in 2 minuti. Allora, sono dei biscotti furbi che ho pensato per tutte le mamme che avrebbero piacere di fare qualcosa per i loro figli, ma non hanno il tempo. E magari i loro figli dicono, ah mamma, la mamma di quel compagnetto gli fa un sacco di cose, e voi vi sentite, sapete, quel senso di colpa che prende ogni tanto anche me quando non ho tempo di fare le cose che Enzo vorrebbe fatte. E allora oggi vengo in vostro soccorso. L'importante è avere a casa della pasta frolla già pronta, quella che vendono in tutti i supermercati, da arricchire con tanti ingredienti. Noi faremo dei cookies classici con della pasta frolla, delle gocce di cioccolato, un poco di burro, non useremo tutto questo ovviamente, e un pochino di zucchero. Poi faremo dei cuor di mela, sempre con pasta frolla, mela, cannella, zucchero e un pochino di burro. E poi faremo dei simil Grisby, semplicemente con pasta frolla, della Nutella, questa è la mia Nutella fatta in casa, buonissima, vi lascio il link giù in info box, e un pochino di latte e zucchero per dare la doratura esterna. Iniziamo subito. Come prima cosa srotoliamo la nostra pasta frolla. Il primo biscottino che faremo sarà il simil Grisby. Prendo un pochino di latte e con un pennellino spennello, senza abbondare, tutta la superficie della pasta frolla con il latte. Questo gioverà per far incollare i nostri biscotti, i 2 piani dei nostri biscotti. Quindi, con un cucchiaino metto un po' di Nutella, di crema alle nocciole, chiamiamola crema alle nocciole. Prendiamo l'altra parte e adagiamola così e picchiettiamo tutto attorno alla nostra crema di nocciola, così. Quindi prendiamo una formina tonda e coppiamo i nostri biscottini. Questa qui non la buttiamo, la mettiamo soltanto da parte. Con le dita quindi schiacciamo per saldare le 2 parti del biscotto. E disponiamo i nostri biscotti su una leccarda del forno con la carta forno appunto sotto, poi li inforneremo tutti insieme. Apriamo il secondo rullo di pasta sfoglia e dopo aver lavato la mela, la mia è già lavata, sbucciamola per bene e tagliamola a dadini. Adesso, come prima, mettiamo dei cumulini di mela. Quindi su ogni cumulino di mela una spolveratina di cannella. Io ho trovato anche dei pinoli. Ne metterò un paio per ogni cumulino. Anche 3. Che delizia! 1, 2. Un pochino di zucchero. Proprio poco, con il latte sporchiamo i bordi. Qui non ho sporcato tutto perché le mele butteranno la loro acquetta e quindi non volevo bagnare troppo il biscotto. Utilizzo il latte solamente per fondere i lati asciutti e anche qui tiro su. Perfetto.
chiudo tra un biscotto e l'altro. Ecco il coppa pasta, coppo i miei biscottini, 1 e 6. La pasta in eccesso non buttatela, ci servirà per fare i cookies. Anzi, sapete che vi dico? Questi li ripasso e gli do questa forma un po' tondeggiante. Qui, a differenza dell'altro, devo dare un colpetto per aprire. Un colpetto di coltello sull'apice, schiaccio i margini e li pongo sulla leccarda. Ok, prendiamo le nostre gocce di cioccolato e spargiamole sulla superficie. Ammacchiamo leggermente con le mani in modo che si fissino sulla frolla, ma abbondiamo proprio, perché questi saranno i nostri cookies al cioccolato. E poi affossiamoli schiacciandoli con il mattarello. E anche qui coppa pasta, 1, 2. E come vedete ho potuto utilizzare così tutta la frolla senza sprecarne neanche un pochino. Adesso sui miei cookie metto su ognuno di essi qualche fiocchetto di burro, ma così proprio sottile, perché questa pasta frolla comperata già fatta, diciamo che è un po' più asciuttina, essendo anche molto sottile. Il biscotto tradirebbe un po' quella che è la sua natura super burrosa. Gli altri invece prendo il latte che avevo preso prima, aggiungo un cucchiaino di zucchero e mescolo bene, prendo la leccarda, il pennellino e spennello il latte su tutti i biscottini. Entrambi i biscotti vanno in forno, potete usarlo anche statico, io lo uso combinato, a 200 gradi per 10-15 minuti. Guardate voi quando diventano belli dorati, quindi state un po' attenti perché ogni forno è a sé. I cookie nella parte più bassa, eccoli là, e gli altri biscotti appena sopra quelli, così a metà cottura poi faccio al contrario, li giro. A dopo. Ecco i biscotti farciti appena sfornati, guardate che bella crosticina dorata, prendiamone uno, aspettate, perfetto. Né troppo cotti né troppo crudi, come piacciono a noi. Vediamo quelli alla mela, mi brucio, ai, e voilà. Io preferisco tirarli fuori un po' più chiari. Perfetti, perfetti. Adesso li lascio bene intiepidire e poi ve ne taglio uno di ogni tipo. Gli altri sono ancora in forno ad imbiondire. Ci vediamo dopo. Tiriamo fuori anche gli altri, eccoli, eccoli, arrivano, e voilà, caldi, caldi, eccoli qui. E adesso vi faccio vedere da vicino, voilà, che meraviglia, che meraviglia. Lasciamoli raffreddare e poi li spezziamo per vedere come sono dentro. Che gusto! Con pochissimo sforzo. E adesso apriamone uno di ognuno e vediamo sia l'interno. Voilà! Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Lo poggio qui.
e lo assaggio. Delicatissimo. Apriamo questo. Wow, vediamo un po' com'è. Assaggio. Super, super goloso. Super. Qui spacco quello brutto. Friabile. Pieno di gocciole. Buonissimo. Provateli e poi mi direte qual è il vostro preferito. Mi raccomando, fatemelo sapere. Allora, i miei preferiti sono questi, di Gabriele sono questi, di Enzo sono questi. È il vostro? E fatemi sapere tra i commenti se vorrete altri biscotti con la pasta frolla pronta. E ci sbizzarriamo in qualcosa di più pasticcevole. Bene, lasciate un pollice in su se vi è piaciuto, vi lascio le foto e noi ci vediamo al prossimo video.